il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Da martedì 25 maggio al via una fase un po' più stabile con l'anticiclone che tenta di riconquistare il nostro territorio, ma non ovunque. Ecco che cosa accadrà, vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto fino al primo mattino residua nuvolosità e nubi basse sulle zone montane e pedemontane, dove sarà tra l'altro alta la probabilità di acquazzoni. Poi schiarite alternate ad annuvolamenti a tratti consistenti. In pianura sarà più sereno o al massimo poco nuvoloso e non si escludono anche qui al pomeriggio dei piovaschi sparsi, specie sulle aree nord-orientali. Venti moderati da direzioni variabili, temperature in ripresa, minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 24 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo condizioni qui spiccatamente instabili, con addensamenti, rovesci diffusi, ma anche con qualche pausa un po' più asciutta. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 17-20 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui avremo qualche pioggia al mattino, col passare delle ore invece sarà più stabile e anche soleggiato. Temperature minime intorno ai 7-9 gradi, massime sui 21-22 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.